Oggi, grazie all'ufficio stampa Acer, abbiamo l'opportunità di mostrarvi il Liquid Metal, top di gamma assieme all'Acer Stream della omonima casa madre. Andiamo a vedere un po' cos'è contenuto nella confezione. Allora, apriamo. Abbiamo ovviamente l'Acer Liquid Metal, che andremo a vedere successivamente. Vi annuncio per ora che è un gran bel dispositivo, soprattutto per il design e i materiali, come potete vedere anche la scocca posteriore. Andiamo a vedere il contenuto. Solita la confezione Acer, con il sistema di apertura con il magnete. Ok, benissimo. Eccoci qui. Allora, abbiamo questa splendida pochette in un materiale plastico. Eccola qui, ve la faccio vedere. Apriamo e noi posizioniamo all'interno l'Acer Liquid Metal. Benissimo. Poi abbiamo carica batterie da parete, utilizzabile con varie prese, in quanto non ve n'è una fissa ma è intercambiabile. In questo caso abbiamo la comunissima presa europea. Per quanto riguarda gli auricolari, anche in questo caso Acer li fornisce personalizzati, però non in ear. Abbiamo anche un cavo USB, micro USB per la connessione al computer, ed infine, ultima chicca, una micro SD, scusate, è già inserita all'interno del telefono, da 2 GB marcata a data. Riprendiamo un momento il cellulare, già acceso, con batteria inserita da 1500 mAh, che assicura la durata di una giornata intensa. Vedete l'interfaccia Acer rinnovata, chiamata Acer UI, davvero diversa da tutte quelle altre, come Tauchwitz oppure quella Sony Ericsson. Si caratterizza soprattutto per la lock screen. Lock screen che possiamo personalizzare come se fosse la nostra schermata principale. Vedete i vari widget, meteo, orologio, chiamate perse, note, eccetera. Fotocamera da 5 megapixel con autofocus e flash LED. Microfono, anzi, doppio microfono per attutire i rumori di fondo, e back cover in metallo. Davvero molto ergonomica questo cellulare, e grazie appunto a questa back cover l'impugnatura è davvero perfetta. Vediamo anche il sistema di apertura. Ecco qui, come vedete si apre tutto. Benissimo, richiudiamo e vi rimando alla recensione completa. Ciao a tutti, Mr. Nameless, androidita.com.